nanotecnologie cosa sono? È difficile dirlo, almeno in modo universalmente accettato, perché una definizione univoca di nanotecnologie ancora non c'è. Piuttosto ce ne sono diverse. Quella datata nel 2004 del Royal Society e Royal Academy of Engineering parla di studio dei fenomeni delle manipolazioni di materiali in scala atomica, molecolare e macromolecolare, in cui gli elementi hanno differenze significative rispetto a scale più grandi. Di fatto possiamo dire che le nanotecnologie si riferiscono all'estremamente piccolo, ma se è difficile darne una definizione certa, è più semplice forse comprendere a cosa servono. Le nanotecnologie puntano a sfruttare e ad applicare i metodi e le conoscenze derivanti dalle nanoscienze, che sono un punto d'incontro tra discipline diverse che vanno dalla fisica quantistica, alla chimica, alla biologia molecolare. In sintesi, con nanotecnologie si intende la capacità di osservare, misurare e manipolare la materia su scala atomica e molecolare. Le nanotecnologie hanno un mondo, un luogo di appartenenza, che è compreso tra 1 e 100 nanometri. Un nanometro è un miliardesimo di metro. E sono nanoprodotti, quei materiali o dispositivi, nei quali vi è almeno un componente funzionale con dimensioni inferiori a 100 nanometri. Ma tutto questo che applicazioni ha? Moltissime. Di fatto le nanotecnologie sono tra noi. Ad esempio nelle nanoparticelle per cosmetici, o superfici autopulenti, o sistemi per diagnostica medica. E in futuro saranno sempre più tra noi, con ad esempio sistemi avanzati per la somministrazione di farmaci, protesi mediche, materiali avanzati per i sistemi di trasporto, migliori sistemi di produzione e stoccaggio dell'energia. Le applicazioni potenziali sono letteralmente infinite e non a caso l'Unione Europea e gli Stati Uniti se ne sono accorti, dedicando risorse alle nanotecnologie nella convinzione che queste siano una delle chiavi dello sviluppo tecnologico futuro.